Ciao a tutti, la gita di oggi parte da qui, siamo lungo il torrente Frejus, abbiamo lasciato la macchina nel parcheggio e attraversato il torrente prendiamo il primo sentiero che sale sulla destra, molto ripido, a sinistra del maneggio. Seguiremo le indicazioni per Croce Chabrière e Punta Melmis, che sarà poi la nostra meta. È una gita abbastanza impegnativa in quanto andremo a coprire circa 1000 metri di dislivello, però molto panoramica e molto interessante dal punto di vista naturalistico. Dopo circa 40 minuti di salita nel bosco, incrociamo le Grange Vernet, che sono abitate anche d'inverno, e in mezzo alle grange troviamo diversi punti acqua che saranno gli ultimi prima della nostra meta, quindi in caso dovessimo riempire delle borracce dobbiamo farlo qua. Dopo le grange il sentiero prosegue dritto, seguendo sempre le indicazioni per Croce Chabrière e Punta Melmis, per ancora circa un paio d'ore. Siamo a circa a metà della nostra salita, ci troviamo ad un bivio al quale a destra viene indicata Punta Melmis. Noi però dobbiamo comunque mantenerci sulla sinistra per rimanere sulla strada, quella carrozzabile, che ci porterà alla Punta Melmis passando da dietro. L'altra strada la percorreremo per scendere, quindi faremo una sorta di anello. Eccoci finalmente in cima, siamo alla Croce Chabrière, che è qui dietro di me, e ci abbiamo messo all'incirca 3 ore, tenendo conto che però c'era molta neve per terra nella zona esposta a ovest, quindi d'estate col sentiero pulito in 2 ore e un quarto ce la si fa tranquillamente. Quassù possiamo vedere la Punta Melmis, che dista ancora circa 100 metri di dislivello e 10 minuti un quarto d'ora di salita. Per il ritorno prenderemo la strada militare che si trova qui sotto, esposta a est-sud-est, quindi molto soleggiata e con una pendenza molto più graduale, scende verso Bardonecchia facendo dei tornanti molto piacevoli. L'itinerario di discesa si sviluppa tutto su questa bellissima strada militare che una volta era utilizzata per servire le postazioni che c'erano su in cima alla Melmis. È molto molto panoramica e ben esposta, essendo una strada militare mantiene una pendenza costante per tutto il tragitto. Questo fa sì che però sia leggermente più lunga rispetto al sentiero che abbiamo fatto per arrivare in cima alla croce. Arrivati a questo incrocio bisognerà prendere di nuovo le indicazioni per le Grange Vernet, in quanto seguendo per Bardonecchia ad un certo punto poi la strada militare risulta chiusa e non si può più proseguire. Prendendo invece per le Grange Vernet torneremo a quell'incrocio mostrato prima, dove abbiamo preso a sinistra per salire alla croce, e invece adesso arriveremo dall'altra strada per raggiungere di nuovo le Grange e infine Bardonecchia. Un terzo itinerario possibile è quello che passa dalla cresta della Punta Melmis, che però è molto ripido, molto al sole, soprattutto quando fa caldo può essere un problema, e in caso di fango o neve può essere anche molto scivoloso. Comunque è segnalato con i soliti segnali bianchi e rossi.